Spieghiamoci meglio con un esempio. Immaginiamo che all'esame vi chiedano di calcolare la circuitazione di un certo campo vettoriale, ad esempio F uguale a xxz, lungo la frontiera della superficie sigma, dove sigma è definito come l'insieme di tutte le x, y, z, bla bla bla, tali per cui z è compreso fra 0 e 1 meno x quadro meno y quadro. Come al solito, prima di tutto cerchiamo di disegnare il dominio, ovvero cerchiamo di capire di che cosa si sta parlando. E si sta parlando di un paraboloide che ha andamento negativo, perché basta smaneggiare un pochino qui per riconoscere che è la funzione x quadro più y quadro minore o uguale a 1 meno z, e quindi abbiamo vertice in 1, per meglio dire 0, 0, 1, e andiamo in giù. Questa è la superficie sigma, e la frontiera di sigma è proprio questa curva qui. Lei è de sigma. Possiamo sicuramente calcolare la circuitazione col conto diretto, e qui quindi non farebbe male andare a verificare se il campo è conservativo, così magari possiamo subito dire che la circuitazione è nulla, oppure applicare il teorema di Stokes. Passo 1, ovviamente, calcolare il rotore. Quindi rotore di F è pari al determinante di IJK, dein dx, dein dy, dein dz, xxz, le componenti del campo vettoriale. Applicando Sarrus, quindi rimettendo qui le prime due colonne, vediamo che i prodotti sono derivata di y in dz che fa 0, più derivata di z in dx che fa 0, più derivata di x in dx che fa 1, quindi per ora abbiamo 1k, meno derivata di x in dy che fa 0, meno la derivata di z in x che fa 0, meno la derivata di x in z che fa 0. Il rotore di F è il semplicissimo vettore 0, 0, 1. Cioè in pratica il rotore del campo vettoriale sarà tutto verticale e addirittura costante. Il flusso lungo sigma si calcolerà appunto su questo paraboloide. E ora, quindi, non dobbiamo fare nulla di diverso rispetto ai classici conti per calcolare i flussi. Ovvero parametrizziamo sigma, che qui è facile scrivere come una funzione, quindi x, y, z che era pari a 1 meno x quadro meno y quadro. Troviamo le sue derivate parziali. Qua cancello per fare ordine, tanto il rotore l'abbiamo trovato. Dicevo, troviamo le derivate parziali. Sigma x che è pari a 1, 0, meno 2x e sigma y che è pari a 0, 1, meno 2y, e verificherete con un po' di conti che P vale 2x, 2y, 1. Quindi il flusso del rotore varrà semplicemente l'integrale doppio lungo il dominio D, che è il dominio in cui si estendono le x e y. È facile vedere che le x e y si estendono qui, cioè sulla circonferenza di centro origine raggio 1. Come al solito, come capiamo che è centro nell'origine raggio 1? Facciamo l'intersezione fra il piano cartesiano, quindi in z uguale a 0, e in z uguale a 1 meno x quadro meno y quadro. Interseghiamo le due funzioni, come per l'integrazione per fili. Mettendo 0 qui, chiaramente si arriva a capire che la figura è x quadro più y quadro uguale a 1. Quindi integreremo nelle coordinate polari la funzione data dal prodotto scalare fra questo campo e questo vettore. E il prodotto scalare fra lui e il rotore di F, che vale 0, 0, 1, è semplicemente 1. Potete verificarlo facendo la somma dei prodotti fra le componenti corrispondenti. Ma l'integrale doppio di 1 lungo un dominio D è l'area del dominio D, ovvero l'area del cerchio, che vale pi greco per 1 al quadrato, cioè pi greco. E molto semplicemente abbiamo trovato la circuitazione del campo vettoriale. Possono esserci altre variazioni, ovviamente, non per forza curve che sono su un piano cartesiano dritto.
Vi invito infatti a recuperare un video del mio canale in cui risolvo un esercizio sul teorema di Stokes in una versione un po' più complicata. E anzi, lì fornisco un metodo sviluppato in quattro passaggi che aiuta in esercizi complicati come quello. Quindi consideratelo come parte integrante del corso e come materiale indispensabile da vedere. Vi segnalo solamente l'errore che ho fatto di aver normalizzato il vettore superficie, cosa che assolutamente non va fatta. Il vettore superficie deve rimanere così com'è.